dado dell'anno. Primo. Il primo che prendo, il primo che vedo. Ormai il pranzo è assicurato con due bei cefali. Vediamo come va. C'è due senza tre. Buongiorno a tutti, appena uscito dall'acqua, bentornati sul canale. Buon agosto a tutti, giornate bellissime, un mare piatto come una tavola. Oggi sono entrato presto in acqua. Ho ritirato fuori il fucilone, il 110, ero praticamente un anno che non l'utilizzavo. Veramente un fucile bellissimo. Mi sono fatto un paio di tiri piazzati in acqua libera come piacciono a me. Ho preso tre bei cefali e qualche altro pesce, così, che non guasta mai, e sono veramente contento. Ho appena messo una gomma nuova di una mescola particolare, sempre comunque gomme utilizzate dai fucili Matador. La gomma non è particolarmente tesa, perché uno può pensare che utilizzando un fucile così lungo con un'asta relativamente pesante, perché è un'asta sempre da 6,75, quindi ha il suo peso, che sia necessario tirare chissà come la gomma. Queste sono gomme assolutamente più che lunghe, quindi eventualmente si possono accorciare, ma guardate come le stacco, praticamente senza fare nessuna fatica. Guardate come sono lunghe, ho anche le mani bagnate, quindi non si dovrebbe fare perché tende a scivolare la gomma senza guanti. Comunque guardate com'è facile praticamente staccare la gomma, quello vi fa capire
quanto sono lunghe le gomme. Praticamente a riposo le gomme sono molto lunghe rispetto all'arma, eppure come avete visto il tiro è perfetto, precisissimo, pulito, teso e anche lungo. Poi chiaramente se voglio avere un po' più di tiro, oggi le ho messe così per prova, me ne taglio un altro pezzettino e ho praticamente una cannonata, una bomba, però non so se a me serve, perché io utilizzo il tiro lungo, utilizzo un fucile lungo, diciamo, per sparare così, principalmente cefali in questo periodo qua. Poi chiaramente quello che capita, capita. Quindi non avendo bisogno di chissà quale asta, di chissà quale peso per bucare chissà quale pesce, per me il fucile ideale è così, perché prendo, tiro, aggancio 2 secondi e ho caricato un fucilone. Il fucile è abbastanza lungo, in giornate di mare piatto così il fucile è neutro, proprio rimane con un dito in acqua, rimane sospeso, quindi non ha nessun peso. Io pesco praticamente solo ed esclusivamente all'aspetto, quindi non ho bisogno di un'arma da brandeggiare, da spostare, da infilare sotto una tana. Quindi un fucile così, anche se può sembrare grosso, rimane praticamente sospeso. Quando vedo la preda gliela punto. Quello che a me serve è un tiro precisissimo, lungo, un grilletto dolce. Questo è quello che serve a me. A me serve prendere i pesci che vedo. Quindi non sono uno da prova in piscina dove va lì con l'asta grossa grossa, arma il fucile con aggiuntivi per avere chissà quale tiro, per farlo vedere a chissà che. A me serve un fucile per prendere i pesci. 3 tiri ho fatto, 2 cefali e 3 cefali ho preso. A me serve quello, non serve altro. Poi chiaramente, ripeto, uno con un fucilone può mettere un aggiuntivo in testata e hai ancora una potenza ancora, ma a me non serve. Cioè un 110, se costruito bene, se ha un sistema di propulsione efficiente, senza attriti, anche con una gomma lunga come quella che ho utilizzato oggi, ha dei tiri ottimi. Poi chiaramente, ripeto, magari in futuro gliene taglierò un pezzettino giusto per avere un tiro ancora più rabbioso, ma già a me va bene così. Che dire, una giornata bellissima. Adesso me ne vado dalla mia famiglia e ci sentiamo in un nuovo video. La tecnica di oggi chiaramente era schiaffo sull'acqua e poi aspetti molto lunghi in acqua bassa. Alla fine arriva sempre qualcosa, basta sapere aspettare. In queste situazioni qua non è come quando prendo le spigole in inverno o quando prendo le mormore o quando faccio altri tipi di pesca. In questa situazione qua, col mare piatto per i cefali, molte volte tiro l'apnea anche se non vedo nulla, perché molte volte dando lo schiaffo sull'acqua il cefalo arriva da lontano e molte volte ci impiega più di un minuto per arrivare nella zona di interesse. Quindi molte volte in questo periodo qui, al contrario, faccio un po' meno apnea e molto tirate, tanto non c'è nessun pericolo, l'acqua è molto bassa, quindi posso giocarmela sino all'ultimo secondo senza rischiare nulla. Ok, grazie ancora per la cortese attenzione, ci vediamo presto a nuovo video.